Mi piacerebbe poter realizzare un progetto. È chiaro che per questo ho bisogno anche di voi, nel senso che si tratta di un work in progress, insomma, di un lavoro da fare puntualmente e soprattutto a puntate. E quindi un lavoro che si prolunga nel tempo, un lavoro che deve crescere nel tempo. Qual è questo lavoro? La lettura integrale dei Fratelli Karamazov di Dostoevsky. Cercavo un audiolibro, almeno lo cercavo in rete, insomma, quindi un qualcosa di disponibile alla consultazione di tutti. Non ho trovato un audiolibro di questo grandissimo romanzo. E quindi mi piacerebbe realizzarlo. È chiaro che realizzarlo comporta un lavoro lungo e magari anche faticoso, salute permettendo. Quindi un lavoro che va fatto, diciamo, gradualmente nel tempo. Si potrebbe fare leggendolo un capitolo alla volta. È chiaro che anche per chi lo fruisce questo lavoro, insomma, no? È necessario un lavoro di lento assorbimento, di lenta digestione. Quindi l'idea di leggerne, di postarne per esempio un capitolo al giorno, potrebbe essere una cosa, secondo me, interessante. Io potrei leggerne un capitolo al giorno, potrei postarvelo e magari fare una directory in modo tale che poi si trovino in maniera ordinata i vari capitoli. Poi magari alla fine vedremo, insomma, se si riesce ad arrivare alla fine. È chiaro che questo lo faccio se c'è un riscontro, insomma, se la cosa può anche interessare, per me può risultare utile, nel senso che quello che provo a fare anche attraverso la lettura, insomma, è un lavoro che è un servizio, che deve essere anche un servizio gratuito, insomma, da cui non mi aspetto né ricompense economiche, né ricompense in qualche modo di altro tipo, insomma, di visibilità. Però, insomma, qui si tratta di un'operazione, secondo me, anche culturale, insomma, no? Di rendere possibile l'accesso a un uso di questo romanzo attraverso anche l'audiolibro, insomma, un uso graduale nel tempo e quindi un uso, diciamo, più a un'assimilazione più lenta, più e anche più efficace, probabilmente, insomma, no? Perché potrebbe essere una cosa che crea un'aspettativa, insomma, no? Giorno per giorno, insomma, si va avanti. Bene, non voglio dire altre parole. Dopo questo video posterò il primo capitolo, insomma, l'introduzione del primo capitolo, e poi proverò a leggere di volta in volta. Poi, a seconda di come verrà anche accolta questa cosa, vedrò se procedere, insomma. Se procedere, ma nel tempo, con il tempo, con la durata si fanno tante cose, per cui non mi spaventa neanche la dimensione dell'operazione, insomma, potendola fare giorno per giorno, anzi, insomma, è un po' sapere già dove andare a parare, sapere già dove andare a leggere quel giorno, con una lettura di breve durata, insomma, facciamo in media intorno al quarto d'ora, in modo tale che ci possa essere il tempo, se posso trovare il tempo per ascoltarla, insomma, e anche per seguirlo nel suo divenire, magari creare una curiosità. A me l'operazione sembra interessante, soprattutto tenendo conto che non ho trovato nessuna proposta di lettura integrale del romanzo. Forse c'è, ma io non l'ho vista. E comunque, anche se c'è, io provo a fare la mia. E soprattutto a vedere se si riesce a creare questo spazio, per cui ci troviamo in un luogo, e magari questo luogo può essere anche poi fonte di, che so io, di discussione, di riflessione, in compagnia delle parole di questo grande scrittore e di tutte le questioni riguardanti l'uomo che costui ci pone attraverso le sue e quest'opera in particolare. Grazie.